da quando Napoleone ha distrutto le mura del castello che erano in Piazza Cairoli e ha aperto quel corso, quei corsi che ci sono adesso, e quindi una zona della città che non ha mai avuto identità. Trovo un errore nel progetto, il progetto del parco, e non so ripeterlo, quello di Viganò degli anni 50, l'idea della pedonizzazione di Piazza Castello, per i motivi che avevo già evidenziato, e sono contento che si sia previsto una parziale scorrimento del traffico, almeno dei residenti, seppure temporaneo, sperimentale, nella zona. Quello vuol dire, però ecco, giustamente, come giustamente è stato sottolineato dagli interventi che mi hanno preceduto, effettivamente via Beltrami, in quest'ottica in cui la Piazza Castello avrà una sua destinazione importante con un bando internazionale, quindi diventerà da un non luogo, cioè un luogo di passaggio, o comunque una piazza dove non c'è una grande destinazione, diventerà un luogo. Ecco, ma Piazza Beltrami, via Beltrami in particolare, secondo me andrebbe sottolineato, e annuncio un emendamento che presenteremo, non so ancora come scriverlo, però se ci diamo una mano, sul punto primo, sulla particolare attenzione nel bando futuro, futuribile, eccetera, su via Beltrami, perché comunque un luogo di passaggio è anche triste, poi se no, alla fine siamo anche soggetti a questo fenomeno di effetti migratori, con tutti questi venditori ambulanti, effettivamente poi c'è preoccupazione per la sicurezza. Sì, no, ma io di sottolinearlo maggiormente nella delibera, cioè una banalità. Cioè, visto che punto 1 vi annunciavo un emendamento, semplicemente, grazie. Scusi, se non ho capito male, ti direi che sia sottolineata. Sottolineata? No, Beltrami, di migliorare la qualità dello spazio pubblico e all'interno e all'interno pedonale, e magari prevedere maggiormente dargli un luogo, un'identità al posto, come è stato, non so, per esempio il monumento di Rossi, di Aldo Rossi, che è stato fatto in una via che è una via di passaggio, oggi è una piazza. Sono tante le cose che si possono fare, non sono un architetto, però comunque si esprimono le meningi maggiormente, se no lo lasciamo un luogo di passaggio, magari allora li facciamo passare le macchine e perché non gli autobus turistici. Ecco, grazie. Sì, sì, no, ma intanto siccome diamo noi gli indirizzi, sarebbe giusto rompere le scatole dicendo mi raccomando attenzione a tutti i punti del passaggio, visto che è una zona che è diventata di pregio dal 97 in poi per l'attenzione che le amministrazioni hanno avuto su un'area, che è quella del Parco Sempione, del Foro Bonaparte, e non lo era prima, è importante anche, allora, in ogni dettaglio, approfondire. Questo era il senso. Grazie Presidente. Allora,